Salve a tutti, siamo alla lezione numero 41 e parleremo della forma bipartita. Il nome stesso di questa struttura sta ad indicare una suddivisione in due parti, generalmente con un unico tema. Troviamo fin dal XVII secolo brani musicali bipartiti inseriti in sonate, scritte per organici che andavano dal clavicembalo solo al piccolo ensemble. Nelle sonate i titoli dei brani si riferiscono al movimento, allegro, andante o adagio, mentre nelle suite i titoli dei brani sono i nomi delle danze. Allemanda, corrente, sarabanda, minuetto e giga erano le forme più usate. Tutti questi brani sono in forma bipartita che possiamo schematizzare così. Prima parte con tema in maggiore che modula alla dominante, seconda parte che dalla dominante ritorna in tonica. Oppure prima parte con tema in minore che modula al relativo maggiore o alla dominante, seconda parte che dal relativo maggiore o dalla dominante ritorna alla tonica. In forma bipartita segnaliamo molti studi per pianoforte scritti fra 7 e 800 e inoltre le sonate di Domenico Scarlatti. Lo studio è una composizione didattica che pone un problema tecnico ben definito, scale, arpeggi, trilli, tecnica doppia, eccetera. Il prossimo esempio propone uno schema da completare in 8 più 8 misure, con tema minore che nella prima parte modula al relativo maggiore e nella seconda ritorna al tono minore. Il problema tecnico è incentrato sull'esecuzione delle scale. La tonalità è la minore e incomincia con una serie di gradi, primo, secondo, quinto, primo, che corrispondono a una cadenza. Parti invertite. Modulazione a Do maggiore. Ora l'ordine delle tonalità sarà cambiato. Inizieremo in Do maggiore, moduleremo a Sol maggiore e poi torneremo al tono iniziale. Prossimo studio da completare, accanto al problema tecnico del passaggio del pollice 1-2-1, presenta l'impiego delle modulazioni per mezzo delle progressioni. Dopo aver completato l'esercizio appena fatto, lo trasformeremo in modo minore, da prima solo ad accordi,
poi svilupperemo tutte le figurazioni. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.